dottor Gagliani. Io sono uno abbastanza sensibile, sono uno che soffre queste cose e quella è la casa mia. E io sentirmi male a casa mia è stato per me veramente una pugnalata. Lo so, me lo so. E Sette anni dopo, quindi. Ale, 7 anni dopo posso dirtelo. Io parlavo spesso di te col mister e il mister mi diceva: Matri è forte, Matri non dobbiamo discuterlo sul piano tecnico, però è troppo sensibile. Il mister mi diceva questo: Matri è troppo sensibile. Io ho un Atalanta, Milan-Atalanta che ancora la notte mi risuonano i fischi. Mi risuonano i fischi. È che il crocevia fu Bologna-Milan, che sbagliai 2 o 3 gol e lì ho perso proprio tutta la fiducia che avevo, lì l'ho persa. Quando Perché finisce 3-3, la partita che finisce 3-3, sì, finisce 3-3 con gol Ale. di Suso, Vigno. Sai chi c'era quella sera allo stadio? Tu te lo ricordi, secondo me. C'era Davide Astori quella sera allo stadio. Ah, vedi, no, C'era io quello ero di in Davide. trance, quella partita lì, Era ragazzi. lo stadio, ci parlai dopo la partita e col suo sorrisone che ho ancora nel cuore che mi accompagna, mi fece capire che lui voleva tornare al Milan come Ma noi ci sentivamo, infatti te. dice, dai, vieni, 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 Davide, vieni, magari, è sempre stato il nostro sogno, perché per chi cresce al Milan, alla nostra epoca, ormai diciamo la nostra epoca, perché per me crescere a Milanello era il Milan di, appunto, di Ancelotti, quindi con Kakà, Seedorf, Pirlo, Certo. Nesta, era Certo. entrare in un a Hollywood, era entrare a Hollywood. Quando entravi a Milanello sentivi, dice, questo è il calcio che sogno, questo è. Cioè, la gente di Milanello che ti coccola, ti manca una cosa, te la fa trovare, vai giù negli spogliatoi, c'è tutto, i magazzinieri che ti fanno trovare tutto pronto, ti giri, vedi i Maldini, vedi Sceva, e io dicevo, ma come fai a non amare il calcio, come fai a non amare questa situazione? E quindi per noi tornare era il sogno di tutti i ragazzi cresciuti nel Milan. E io, come ti ho detto, pagai la mia sensibilità, perché non mi ero imposto di far bene, di voler far bene, di voler fare la differenza, quando alle prime difficoltà non sono riuscito a reagire. Poi ci furono società, ci furono problemi societari, ci furono problemi di tutto, però la colpa non ho Perché il problemi a Milan dire che è vero, soprattutto mia, perché il comunque. Milan, io non sono tanto d'accordo con te su questo, Alessandro, perché il Milan vero, il Milan unito, il Milan unico, ti avrebbe messo in condizione di superarle queste cose. Invece gli striscioni non arrivavano per caso, ma non solo per te, in generale. Sì, E no, ma quindi. infatti l'ambiente poi aiuta, è la cosa che non è successo, però io credo che un giocatore deve essere bravo, per essere di quei livelli deve essere bravo anche a sopportare certe pressioni, perché non si può sempre fare, anche il Milan, la storia del Milan non è che ha 120 anni di successi, c'ha retrocessioni, c'ha anni che non si vince, però la forza è ricredere, ricredersi e ripartire. E quello è quello che deve fare anche un giocatore. E se non riesce, è un punto a tuo sfavore. È Il la Milan è cosa il che a grande me, di un. è la cosa che invece ho trovato alla Juventus, nel senso che io mi sono trovato bene, l'ambiente. Poi quando le cose vanno bene è tutto più facile, però lì mi hanno fatto sentire a casa la Juve, l'ambiente, i tifosi, la società. E allora tutto va verso la stessa direzione. La differenza, lo dicevano sempre al Milan, la differenza fra circolo virtuoso e circolo vizioso, no? Cioè, noi eravamo in un circolo vizioso, perché poi sai, il Milan è questo, come giustamente tu dicevi, o sofferenze pazzesche oppure grande gloria, e quello era un periodo di, non come negli anni bui pre-Berlusconi, ma insomma era un Sì, periodo forse questo particolare. è iniziato dal mio anno e sta continuando fino adesso, quindi è un periodo per il Milan troppo lungo. Senti Alessandro, invece poi niente, a gennaio ci saluti, a gennaio vai alla Fiorentina e io ricordo proprio, non voglio metterti in difficoltà o che No, altro, insomma. ma guarda, direttore, io come ho pianto quel giorno lì che sono andato io, non ho mai pianto forse in vita mia. Ma perché? Ma è più un pianto da psicoterapia quasi, perché chiamai il dottor Gagliani e dissi, guarda, dottore, io devo andare via perché non sto
sto bene, perché non, cioè, non sto bene a casa con la mia compagna, non sto bene, non riesco a viverla bene questa cosa, non che non sto bene con lei, certo, non certo, vivendo certo, bene la mia situazione certo, calcistica, porto certo, della negatività a casa e non va bene, certo, e non sono io e non, nessuno ne gioverà di questo. Certo. Il dottore com'è stato di una sensibilità fuori certo, dal comune, che mi disse: Alessandro, guarda, nessun, poi con tutto anche quello che gli hanno accolpato anche lui, con me dice: guarda, quello che vuoi, perché io voglio il tuo bene e cercheremo di accontentarti in tutto. Perché poi tu eri venuto da noi a titolo definitivo, Alessandro. Sì, sì, pagarono 12 milioni, certo, comunque certo, fu una spesa importante per la società. Poi infatti spesso in estate sei tornato da noi e poi naturalmente ricordo l'estate di Sinisa, eri da noi, no? L'estate di Sinisa, sì, del mister, infatti iniziò la stagione che anch'io andai dal mister e gli dissi: mister, guardi, me lo dica subito, perché io se c'è da andare via voglio andare via subito, perché voglio fare una preparazione con la squadra okay, con cui giocherò. Okay. Lì Sinisa mi disse: guarda, io voglio che rimani con noi, perché al di là delle capacità tecniche ho bisogno di un attaccante come te, e io accettai. Poi dopo acquistarono, mi sembra, Mario, l'ultima giornata a Firenze, quando giocavamo la prima di campionato a Firenze. Giusto. Lì, essendo ancora in troppi attaccanti, sono scelte che vanno prese, vanno fatte per... Era un momento che volevo rilanciarmi, perché appunto ero ritornato alla Juve, avevo fatto bene, era il momento, diciamo, di provare a rilanciarsi e andare alla Lazio. Certo. Certo, insomma, e poi arrivi. Ecco, questo che. Quindi tu eri a Firenze, Alessandro, quando. Io a gennaio sono andato a Firenze. No, quando esordiamo con Mihajlovic. Ah, quando esordiamo con Mr. Mihajlovic, sì, sono andato in ritiro a Firenze, sì. Sì. Lì questa cosa di Balotelli onestamente potevamo evitarla, ecco, la dico proprio in maniera. Quello io non ho mai capito. Sbaglio di squadra, mancherebbe altro, però. Col senno di poi lo dico io, non ti coinvolgo, però potevamo evitarla e continuare a puntare su altri. Però insomma, però sono cose, sono decisioni della. Non so da dove arriva, ma poi con Mario sono amico, quindi ne abbiamo anche parlato. Non è nessun, non è sicuramente, non è quella che poi ha delineato la mia vita. Però diciamo che lì la voglia di ripartire, di provare a riconquistare un posto in squadra c'era. Però Alessandro, adesso vabbè, per carità, abbiamo parlato di qualche criticità Milan, ma tu hai fatto una grande carriera, una carriera importante, hai vinto scudetti, nella Juventus hai fatto benissimo, tutta la Serie A sa che sei un professionista serio e importante, insomma, hai fatto, io da quel cazziatone del 2002, siamo nel 2020, hai fatto una carriera importante. Io devo su quello non ho niente da cui recriminare, è normale, ci sono alti e bassi e purtroppo il basso è venuto al Milan. Troppo tifo, ma anche lì, ma sai, non è solo una cosa tua, Alessandro. Anche Gattuso l'anno scorso mi ripeteva sempre questa cosa qua: io qui soffro troppo perché sono troppo tifoso. Sì, beh, ma perché ti senti in dovere di dover dar sempre qualcosa in più, anche quando basta 6, vuoi dar 6,5, vuoi dare 8, ma non ce la fai perché la testa che non ti aiuta a raggiungere quello che vorresti. Senti Alessandro, la tua terra, il Lodigiano, intanto il Lodigiano, il Piacentino sono state zone molto colpite da questa tragedia, dalla tragedia del virus. Ti sei tenuto aggiornato un po' su quello che è accaduto nel Lodigiano, dalle tue parti? Sì, no, la mia famiglia è nell'Odigiano, comunque io vivendo a Milano anche sono a poca distanza, quindi sì, è successo tutto lì, diciamo, è iniziato tutto lì. Adesso i numeri stiano andando meglio anche nell'Odigiano, però ci sono state delle vittime, ci sono stati dei parenti, di amici appunto vittime, quindi... È stato un brutto colpo questo, un brutto colpo inaspettato, però vedo che già l'ospedale di Lodi si sta riprendendo, si sono liberati molti posti, molti letti in sala intensiva, quindi credo si possa piano piano ripartire. Perché poi questo è il termometro vero, no Alessandro? Beh, questo è il termometro vero.
Sì, questo, la risposta degli ospedali, la risposta della sanità è il vero termometro, nel senso che anche adesso che c'è meno gente nella sala intensiva, nella terapia intensiva e gli ospedali possono lavorare anche con più serenità, credo si riesca a gestire meglio questa situazione. Ecco, e poi io volevo arrivare anche un po' a Lodigiano perché è terra di grandi rossoneri, Lodigiano, no? Eh sì, Tu sì, 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 sì. A parte che la squadra di Sant'Angelo è rossonera anche lei, credo. anche Gallinari, no? Gallinari è un grande. Danilo è proprio del mio paese, di Graffignana, anche lui tifoso rossonero. E poi, Sandro Tonali. esatto, poi sussurro, sussurro, perché sai. Stai arrivando lì. Sai gli aerei quando iniziano le manovre d'atterraggio, no? No, io ti devo dire la verità, per carità, io lo sai, non faccio trattative di mercato, sono semplicemente uno che racconta le cose, però se io ho un pallino in testa per il Milan del futuro è Sandro Tonali, insomma, ecco, io c'ho proprio una roba, lo vedo maturo, lo vedo adulto, lo vedo bravo, chiude, si rende disponibile, fa ripartire l'azione, tira in porta, fa gol, calci d'angolo, insomma. Io lo vivo, non voglio esagerare, ma lo vivo come un giocatore strepitoso. Tu che ne pensi? No, io penso che sia un giocatore molto forte per l'età e per quello che ha dimostrato, perché a un 2000 ha fatto un ottimo campionato di Serie B, dove sembra sia risultato comunque il miglior giovane della Serie B. Quest'anno, cosa non facile, ha dimostrato di essere un giocatore forte da Serie A in una squadra che comunque ha fatto fatica a fare risultati. È un ragazzo che per avere 20 anni ha una personalità fuori dalla norma. C'ha una forza fisica fuori dalla norma e c'ha anche le caratteristiche e una visione di gioco che non tutti hanno. Lui ha un'umiltà per appunto affrontare al meglio queste le sue esperienze. Non è quel giocatore che tutti accostano a Pirlo e lui è il primo a dirlo, è lui il primo a riconoscerlo. Quindi è intelligente anche in questo, nel senso che dici io posso somigliare a Pirlo un po' per i capelli, non lo so. Però lui è un altro giocatore. Secondo me può ricoprire più ruoli nel centrocampo, perché secondo me può fare anche la mezzala o può giocare anche in un centrocampo a due, per appunto le qualità fisiche che ha. E anche il tiro, come ha detto lei, e il senso dei gol, perché Sandro fa anche gol, eh. Esatto. Adesso sappiamo tutti che è un grande milanista, insomma, dovesse avere dei dubbi, digliela la parolina nell'orecchio, non so cosa. Lo Non so so, come però posso nominarlo. il mercato non sempre va per il tifo, non va sempre in quelle direzioni. Però no, Sandro, io posso solo consigliare di cercare di andare a giocare, di andare a trovare appunto, di ragionarla la scelta, di non ragionare sempre col cuore perché a volte si sbaglia e poi ne va, però Sandro è milanista e se ci fosse un'offerta del Milan, secondo me ci penserebbe più di una volta. Quindi, insomma, vedremo quello che accadrà. Intanto, insomma, se si riuscirà a tornare a giocare, lo si dovrà fare in sicurezza. Alessandro, credo che voi calciatori siate i primi a pensarlo, no? I primi a Sì, giocatori, avete famiglie, siete padri di famiglia, quindi insomma. No, ma anche perché poi nell'ambito del calcio non ci sono solo i calciatori, ma ci sono anche persone comunque di oltre over 60, quelli che dicono a rischio. Quindi capisco che si perdono dei soldi importanti, le società perdono dei soldi, però la speranza di tutti è quella di tornare a giocare, di vedere le partite perché è quello che amiamo. Però va fatto con il giusto criterio, credo. Quindi speriamo di riuscire a riprendere presto. Quest'anno io credo che il Brescia è una bellissima squadra, Alessandro, qui siete tu e Balotelli, c'è Tonali di cui abbiamo parlato, c'è Cistana, c'è Sabelli, c'è un bel collettivo, un bel gruppo. Insomma, onestamente, per i singoli che ci sono e anche per il bel calcio che avete fatto con Corini, mi aspettavo di più anche in classifica, ecco, cioè la classifica secondo me non rispecchia il valore della vostra rosa, cioè è una rosa quella del Brescia che vale più punti forse di quelli che ha.
Sì, forse meritavamo qualche punto in più, soprattutto nel girone di andata. Io a gennaio ho fatto appunto la rescissione perché non rientravo nei piani e non avevo voglia di essere comunque un peso alla mia età e quindi avevo voglia cioè non avevo voglia di rimanere lì ed essere un peso, quindi ho fatto questa scelta, però credo che la qualità della squadra l'abbia dimostrata in campionato perché abbiamo sempre fatto delle prestazioni, ma mancava sempre quel gradino per poterla vincere. Però le belle prestazioni, soprattutto con le grandi squadre, sono sempre state. Quindi è una squadra che ha bisogno di campo perché c'ha corsa, c'ha gamba e c'ha appunto aveva un gioco. Però la differenza appunto tra il Serie B e Serie A credo sia quella cosa che ti permette di chiudere o di andare in vantaggio o di non farti recuperare, cosa che a noi è successa molte volte nel girone d'andata. E invece del Milan cosa vedi dal tuo punto d'osservazione? Del Milan di oggi, della squadra di oggi, cosa vedi dal tuo punto d'osservazione, Alessandro? Ma io vedo una squadra forte. Io reputo il ritorno di Ibra una bella cosa, nel senso che credo che una squadra per vincere abbia bisogno di questi giocatori. Al di là dell'età che, ok, Ibra inizia a avere 38, 38 anni, 30, 39, non 81. 39 ottobre, 39 ottobre. Però credo che giocatori come lui siano in una squadra giovane possono essere veramente d'esempio e da seguire. Cioè, io vedo una squadra forte, a volte non riesco a capire come mai si faccia così fatica. Forse come parlavamo prima, Sì, anche sono i tanti anni. giornali destabilizzano un po', io non so com'è la situazione societaria, però dispiace vedere Boban che magari va via, dispiace vedere articoli cioè, io credo che Maldini sia un punto di forza per il Milan e debba essere un punto di forza per il Milan, perché è il Milan, in parte è il Milan, Maldini, quindi credo che da quest'anno possa essere un buon punto di inizio, perché la squadra le basi ce le ha, secondo me. Tre innesti importanti potrebbero far ritornare il Milan nella zona che compete. Io sono d'accordo con te, ma sono di parte, per cui insomma, Ma ascolto, no, non è ascolto. questione di parte, no, Sì, no, però. però il tuo parere è questo. In effetti è vero, in effetti le basi ci sono, poi sai, per una grande squadra le basi non bastano, tutti vogliono i risultati. Una squadra che ha Romagnoli, una squadra che ha Donnarumma, una squadra che ha Ibrahimovic, Rebic, non è una squadra comunque da quella classifica, è una squadra da quarto in su, però a volte il calcio è questo. Quando leggi che Gigio ha voglia di restare, ti torna, è logico, è bello, cioè. Vabbè, lui ha sempre dichiarato di essere milanista, è cresciuto come me nel Milan, quindi c'è da valutare il ragazzo e il giocatore, nel senso che ci sono tanti aspetti che non sempre vanno d'accordo. Non che da mettere in dubbio il ragazzo e il giocatore, nel senso che un giocatore deve fare delle scelte in base anche a quello che c'è dietro. Probabilmente se la società ha bisogno anche dei soldi di Donnarumma, c'è poco da girarci intorno. Il ragazzo, non dico che sarà costretto, però lo si deve Però fare per la professionalità e per come fece Nesta alla Lazio, e l'ha detto l'altra sera, che lui non sarebbe mai andato via. Però sì, è vero, è vero. ci sono dei momenti Però nella vita che vanno fatte delle scelte, contro anche. non credo Ale che il Milan sia in questa situazione perché anche proprio nella No, crisi non la situazione economica. come la Lazio, no. Anche nella crisi economica che ci sarà nel calcio e nella vita di tutti i giorni, di tutti, dopo il virus, molti si accorgeranno della solidità della proprietà del Milan, per cui non siamo in quella situazione. Certo, anche il Milan dovrà fare di conto, anche il Milan dovrà giocare sui numeri in difesa, ma molto meno di tanti altri club. Però questo lo vedremo, insomma, lo vedremo. Ma io lo terrei Gigio. Gigio è il futuro, è ancora il futuro. C'ha 200 presenze a 21 anni, quindi non vedo portiere migliore. Sì, assolutamente, assolutamente, insomma. Io
io mi auguro che sia così, poi vedremo. Alessandro, è stato veramente un piacere, abbiamo recuperato tanti aneddoti, tante situazioni di vita e di campo, e mi ha fatto piacere, ecco, restituire l'anima, il cuore rossonero di un professionista in tante squadre come Matri, però siccome io so che lo zoccolo duro rossonero in te, mi è piaciuto recuperarlo